siamo al Circolo Nautico di Castellammare di Stabia con il professore Messina, che sta per presentare il suo ultimo nato in casa colonnese, San Gennaro e la Lazzara. Allora, professore, ci dica qualcosa, ci introduca in questo nuovo romanzo. San Gennaro e la Lazzara è un racconto che indaga i percorsi dolorosi di avviamento alla prostituzione di una ragazzina nella Napoli del Seicento, e lo fa però allargando lo sguardo anche all'intera città. In un momento particolare, il 1631, metà di dicembre, quando si ha una delle più grandi, più note eruzioni del Vesuvio, ed è anche quella l'occasione in cui si consolida il culto di San Gennaro. Ecco, San Gennaro invocato dal popolo, proteggere la città dalla distruzione, dalla colata lavica, la colata che si arresta. Eppure non si arresta il male, il dolore che circonda, che caratterizza la vita di questa ragazzina. E dunque si legge tra le righe anche un problema, se vogliamo, come dire, di teodicea, no? Perché il male, il dolore degli innocenti nel mondo. Lei ha la capacità, io ho letto il libro, di descrivere anche situazioni molto crude, sì, conservando quella che Calvino definiva la lievità della letteratura. Sì. Le faccio una domanda, lei è uno scrittore ed è anche un docente. Com'è possibile conservare questa sapienza del linguaggio, questo culto, questa gentilezza del linguaggio pur descrivendo situazioni dure, scabrose, potremmo dire? Come riuscire ad appassionare i giovani a questo modo di scrivere, abituati a un linguaggio oramai molto approssimativo? Ma guardi, i giovani, e io insomma insegnando ne vedo e ne percepisco le sensibilità, a me sembrano meno crudi di come qualche modello, qualche stereotipo che poi viene rilanciato, insomma, sembra far pensare. Io trovo i giovani delicati, capaci di profonda sensibilità, di profonda delicatezza, e certo bisogna trovare poi, insomma, un po' le chiavi giuste. Io sì, affronto temi scabrosi, temi dolorosi, e in realtà la capacità di scrittura è un lavorio lento, è una conquista. C'è certamente il momento dell'intuizione, però poi la ricerca della parola, del suono, del significato, del rapporto tra il significato e il suono, è frutto di letture, riletture, un lavorio intenso, direi quasi un ricamo. In questo che cosa mi aiuta? Ma certamente la lettura, le letture. La mia scrittura si nutre profondamente di letture, non solo perché vengo dalla saggistica, insomma, dalla critica letteraria, Pirandello, Sciascia, Verga, sono miei, Manzoni e Dante sono i miei punti di riferimento per aver lungamente studiato e pubblicato, ma poi c'è anche la lettura della saggistica più immediata. Prima di scrivere un racconto c'è tutto un lavoro di scavo. Oggi, dicevo, parliamo della storia di una giovane ragazza che viene avviata alla prostituzione, ma questo ha significato un lavorio di saggi sulla prostituzione a Napoli nei secoli scorsi, così come l'eruzione del Vesuvio. Io non invento colate, getti, ma mi servo delle descrizioni d'epoca, delle fonti, quindi anche il culto di San Gennaro, il suo manifestarsi, il suo consolidarsi, da Dumas ai classici, alle ricostruzioni di Pietro Treccagnoli più recenti, insomma, la lettura serve a padroneggiare l'argomento, e quando l'argomento si padroneggia, scrivere in modo semplice ma denso non è difficile, insomma viene più facile.
Un'altra domanda, il 600 è un periodo storico sicuramente molto interessante per l'Italia e anche per Napoli. Perché lei ha questa predilezione? Perché nella sua produzione letteraria ci sono molti scritti dedicati a questo periodo, utilizzando di volta in volta storie o personaggi. Possiamo fare riferimento a Masaniello Innamorato, per esempio. Artemisia Gentileschi, assolutamente. Cosa l'ha colpita nei suoi studi, nel suo percorso di studi del 600? Ma il 600 è un periodo affascinante per Napoli. È un periodo di ricchezza e di profonde cadute, quindi questo chiaroscuro, ma proprio caravaggesco, insomma, questa capacità di descrivere la realtà nelle sue forme più distanti, più apparentemente contraddittorie. Il 600 poi è un periodo ricco di personaggi che sono iconici nella cultura napoletana. Masaniello, Artemisia Gentileschi, ad esempio, è un personaggio più napoletano di quanto non si creda. Solitamente si parla di lei in riferimento a Roma, Venezia, Firenze, Londra, ma Artemisia Gentileschi è stata a Napoli per più di 20 anni, 7 anni in un primo periodo e poi ancora più di 15 anni. E dunque Napoli e per Artemisia non è stata una tappa come le altre città, è stata la seconda patria dopo Roma, se vogliamo dire. A Roma ha vissuto i primi 17 anni ma da bambina, da ragazzina, a Napoli ha vissuto più di 20 anni ma da professionista affermata. Certo. E così Masaniello che tutti conosciamo per rivoluzionario, a me piaceva invece indagare il suo primo innamoramento per Bernardina Pisa. E poi guardare al passato non significa fare archeologia. Io mi sforzo sempre di ritrovare nel passato le radici del nostro presente, di cercare di cogliere in qualche modo la profondità storica di drammi che sono attuali. Il libro che presentiamo stasera parla di sfruttamento sessuale di una bambina, sembra, ovviamente io lo contestualizzo nel periodo storico, il racconto è rigorosamente storicizzato, ma come non pensare al dramma di Caivano, del Parco Verde, di quello che sono, e anche in molti altri posti, insomma, quella che è la piaga dello sfruttamento sessuale dei bambini e delle bambine. Assolutamente. Ultima domanda. Questa sera si parlerà, oltre di San Gennaro e la Lazzara, anche di un altro testo che lei ha curato, dedicato a Pirandello, le novelle dello scandalo. Sì. Le faccio una domanda così a bruciapelo per concludere la nostra intervista. Che cosa ancora non abbiamo scoperto, secondo lei, di Pirandello? Ma sono le due facce del mio essere letterato, no? Scrivere, produrre, creare, ma anche studiare, leggere gli altri, scavare nelle scritture degli altri. Pirandello era un pozzo inesplorato, le novelle di Pirandello, oltre 260, noi ne conosciamo una decina, quelle che parlano della crisi di identità, del relativismo, dell'incomunicabilità, la patente, il treno affischiato, la carriola. Ma quanti di noi sapevano che Pirandello ha scritto una novella in cui denuncia preti pedofili, in cui denuncia uteri in affitto, in cui parla di tre monache violentate due volte? Chi di noi ha letto ad esempio la crudezza con cui Pirandello denuncia lo sfruttamento dei neonati affidati negli orfanotrofi? Ecco, è stato fin troppo comodo in un'Italia, se vogliamo, clericale e bigotta fin dopo la caduta del fascismo, per molti anni anche in età repubblicana. È stato fin troppo comodo chiudere Pirandello in quella gabbia di autore filosofico, cervellotico del relativismo, quando invece Pirandello ha, come dire, mostrato il sapore acre della vita, per riprendere una sua espressione, in mille sfaccettature che sono molto più concrete, molto più plastiche, molto più vicine al lettore di allora e di oggi. E poi ho scoperto, leggendo anche quest'altro suo testo, che Pirandello ha rimaneggiato più volte le novelle scritte, una cosa che per me è stata una novità, perché non immagino più volte, in più occasioni, e qui ancora ho colto, almeno io ulteriormente,
il suo genio e la sua volontà di essere quanto più aderente alla realtà. Sì, ma lo dicevo prima, la letteratura, la scrittura non è soltanto colpo di genio. Pirandello ha rivisto le sue novelle almeno 3-4 volte, perché la prima volta le pubblicava su un giornale alla spicciolata, poi quando ne raccoglieva una decina, una quindicina, le pubblicava in un volume, poi a partire dal 1922 le ha raccolte tutte nella più ampia cornice delle novelle per un anno, e ognuna di queste occasioni è stata un momento di ritorno sul testo, variazioni, correzioni. Non sono soltanto variazioni formali, lo spostamento della virgola, la scelta di una parola diversa, no, e talvolta interviene con delle mutazioni che incidono profondamente sui significati. Ad esempio, c'è una novella, Zia Michelina, in cui la prima versione, questa donna sottoposta ad una violenza, insomma, semplifico, e resta incinta, e 9 mesi dopo si consola accarezzando la testa del bambino nato, e all'uomo che l'ha violentata e che torna a trovarla dice: no, allontanati, lasciami solo con questa creaturina mia, questa non mi tradirà. 8 anni dopo Pirandello rivede questa novella e cambia profondamente il finale. La donna violentata, dopo la violenza, si getta in un burrone e si uccide. Che cosa è successo? Che in questi 8 anni Pirandello ha mutato profondamente la propria concezione sul principio di autodeterminazione della donna, sulla dignità della donna e sulla maternità. Nella prima versione la maternità è una forza primigena che lava, assolve tutto. Nella seconda Pirandello ci sta dicendo che la dignità umana, la dignità della donna, suo principio di autodeterminazione, non ha alcun risarcimento. Violarla significa ucciderla, non c'è consolazione che possa tenere, neanche la maternità. Grazie. Grazie a lei. Partiamo con Gennaro e la Lazzara. San Gennaro e la Lazzara. Grazie. Lazzara.